Beh, ve la farò un po' più corta e poi cercherò di andare all'ultima slide, dove a questo punto, dopo queste interessantissime relazioni su argomenti non molto importanti, molto tecnici, cercherò di portarvi un po' invece quella che è la mia esperienza proprio pratica, così magari cerco di scaricare un po' anche, perché le ultime due o tre relazioni bellissime ma molto impegnative mi hanno di fatto un po' anche distratto. Allora, ormai sono concetti che avete sentito e risentito, epigenetica, non sto più neanche a descrivervi che cos'è, chiaramente metilazione del DNA e modificazione degli istoni, e ci sono tutta una serie di immagini che lo dimostrano, questo l'ho già vista più volte come slide, tutti sono quei fattori epigenetici che vanno a modulare l'infiammazione cronica silente. Però prima di parlare di infiammazione cronica silente, vediamo cos'è l'infiammazione. L'infiammazione in realtà è un qualcosa di positivo. Se andiamo a pensare ai nostri antenati, quando si ferivano, se non ci fosse stata l'infiammazione sarebbero morti perché chiaramente infezioni delle ferite. L'infiammazione, sapete, ha 5 caratteristiche: calor, rubor, tumor, dolor e la funzione lesa. Però è importante che l'infiammazione acuta abbia un tempo di inizio e di fine, per cui devono subentrare determinate citochine, quelle diciamo pro-infiammatorie, e ne avete sentito parlare a gogo in questi giorni, per cui la IL-1, l'IL-6, che in epoca Covid questa tempesta citochinica, il TNF-alfa, ma di contro ci sono anche le citochine anti-infiammatorie, assieme poi anche ad altre sostanze come ad esempio gli omega-3. Per cui tutto parte dal sistema immunitario con l'attivazione macrofagica che dà inizio all'infiammazione. Avete sentito parlare anche di leucotrieni, di MCP1. Però, come vedete, l'acido arachidonico poi è alla base di quello che è il processo pro-infiammatorio tramite l'enzima COX, che è quello su cui agiscono molti degli antinfiammatori che noi assumiamo. Poi abbiamo già sentito parlare anche però sì di tutto quello che attiva l'infiammazione, ma di quello che lo spegne, come anche l'attivazione dei PAR gamma con produzione di interleuchina 10. E poi tutta una serie anche di altre prostaglandine che hanno un effetto antinfiammatorio. Per cui infiammazione acuta è un qualcosa di positivo, quando però si protrae, e andiamo a vedere che ci sono tutta una serie di fattori che fanno sì che questa infiammazione acuta diventi cronica, e poi da infiammazione cronica è quella che nei testi di medicina anti-aging, di medicina funzionale, viene chiamata la low-grade inflammation. E allora io vi porterò adesso in rassegna, presi da PubMed, per ognuno di questi fattori che diciamo alimentano e mantengono l'infiammazione cronica, a partire, ieri vi ho accennato un po' anche alla parte microbioma, io che me ne occupo adesso in clinica, anche per far vedere un po' ai miei clienti pazienti l'effetto dell'alimentazione, in giro di pochi giorni io sto applicando una dieta gluten free, senza solanine e senza latte e derivati, e con poche proteine di origine animale terrestre. Prediligo il pesce e poi sono giornate interamente vegane. Beh, devo dire che gente che arriva con problematiche di dolori cronici, problematiche della pelle, problematiche intestinali, veramente chi inizia la domenica, al mercoledì, io dico al terzo giorno, risuscitano, cioè già percepiscono il beneficio in solo 3 giorni, e gli faccio capire, provate a immaginare voi se poi fate attenzione a quello che mangiate, non solo in questa settimana ma anche poi, senza mantenere la ristrettezza, anche perché poi oltre che togliere tutto questo, le porzioni sono veramente minime, cioè viaggio anche con, come dire, con una restrizione calorica importante. Ho la fortuna anche di essere amico del professor Luigi Fontana, italiano, che dirige un centro di ricerca sulla longevità e fa studi sulla restrizione calorica e digiuno intermittente in Australia, perché dice che in Italia purtroppo non avrebbe avuto i fondi per portare avanti le sue ricerche, e mi conferma quello che faccio nella mia clinica. Per cui io sono un semplicissimo medico che si occupa di risolvere le problematiche, chiaramente facendo tesoro di tutto quello che i ricercatori fanno e pubblicano. Per cui passo velocemente a rassegna un po' tutti gli articoli più recenti che ho trovato e che riguardano gli elementi
che alimentano e mantengono l'infiammazione cronica silente, la low grade inflammation. Chiaramente non serve che ve lo dica, ma tutti lo sapete, anche in epoca Covid ho letto diversi paper dove dicevano che comunque l'obesità era una delle cause principali malattia importante, che comportava anche l'accesso in rianimazione e poi anche a exitus. Poi andiamo a vedere appunto obesità e infiammazione, su questo ci sono centinaia di lavori e proprio abbiamo visto che il tessuto adiposo, soprattutto quello viscerale, è un organo endocrino che oltre che produrre alcuni ormoni tipo la leptina, ma produce anche una serie di sostanze che alimentano l'infiammazione cronica silente, e di questi ne trovate a bizzeffe. Ho cercato di trovare i più recenti, anche questo è del 2021. E poi vado avanti, obesità e insulino resistenza, anche queste sapete che sono elementi che mantengono l'infiammazione cronica silente, sono tutti fattori poi epigenetici. E mi occupo, vi dicevo, anche di microbioma, e anche qua il microbioma abbiamo visto che può essere una delle cause oppure essere di contro un beneficio per spegnere l'infiammazione cronica. Ho fatto vedere che vengono prodotti alcuni acidi grassi a catena corta tipo l'acido butirico, l'ho letto anche oggi pomeriggio in altre relazioni, è importantissimo per spegnere l'infiammazione intestinale ed è uno dei prodotti che io do il più delle volte all'inizio, perché poi devono pensarci i nostri bifidobatteri a produrlo. Però se c'è una carenza è inutile dare il prebiotico e loro sono pochi. Inizio a dare anche come supplemento l'acido butirrico. Poi, vabbè, chiaramente una dieta ricca di grassi, ma attenzione, perché vengono demonizzati i grassi, ma se io vado a vedere quanti grassi mangio durante la giornata, sono tantissimi. Chiaro che non mangio i grassi di derivazione animale, olio di oliva, anche l'avocado in casa mia non manca mai, sono questi acidi grassi che hanno il vantaggio di essere antinfiammatori. Uso anche altra tipologia di acidi grassi, sono quelli invece a catena media, che hanno l'effetto di entrare direttamente nella catena che produce energia, per cui non danno accumulo. Poi qua abbiamo chiaramente l'inflammosoma, che questo è sempre collegato all'obesità. Però voglio, già sentito due almeno relazioni sull'osteoporosi, perché anche lì sappiamo che non è solo una questione di problematica femminile postmenopausale, ma abbiamo visto quanti fattori epigenetici vanno a influire sull'infiammazione, che poi comporta anche l'osteoporosi. L'eccesso di omega 6, mi occupo anche di lipidomica, tra gli esami che applico eventualmente in seconda battuta, perché mi utilizzo, chi mi ha sentito ieri, l'S Drive, però in alcuni casi vado anche a vedere per capire non solo l'omega 3, omega 6, ma anche gli acidi saturi, e si è visto che anche dalla diapositiva precedente l'acido arachidonico, che è un omega 6, è alla base della cascata infiammatoria, da cui poi vengono prodotte tutte quelle citochine proinfiammatorie. Omocisteina, vabbè, anche di questa se ne è parlato in questi giorni, viene poco controllata, non me ne vogliano i medici di base, se ci sono presenti, anche perché chi è qua probabilmente invece la pensa come noi. Tante volte io la prescrivo con folati e B12, mi chiamano e dice il medico di famiglia me l'ha cancellato perché dice che non servono. E allora, alle volte, fortuna che si fidano e la fanno privatamente, però se non ci fosse questo rapporto, ma come il dottore ci ha prescritto, poi lavorando magari in un centro all'interno di un albergo di lusso, viene un po' magari... E fortunatamente in questi 12 anni invece mi sono conquistato il fiducia dei miei pazienti, e anche a spese loro fanno tutti questi esami che in realtà alle volte vengono considerati superflui. Poi vabbè, prostaglandine, no? Anche questa PGC1 è importantissima perché riduce quello che è il carico proinfiammatorio. Poi qua la vitamina D, potremmo fare una giornata intera, e mi è piaciuto sentire, e anche io lo dico sempre, guardate che non è una vitamina. La vitamina di solito viene presa dalla dieta. La vitamina D non la facciamo, grazie per il 90%, all'esposizione alla luce solare, determinati momenti della giornata, addirittura dovrebbe essere presa nelle ore centrali, quando almeno gli UV hanno 55 gradi di incidenza sulla superficie terrestre. A certe latitudini, anche se mettete a mezzogiorno, tipo Nord Europa, questo non succede, per cui supplementazione e giornaliera. Poi si potrebbe parlare
vitamina K, K2, ma non ne ho il tempo. Lo zinco, anche questo è importantissimo per l'infiammazione. Ieri poi mi ha fatto venire la pelle d'oca quando la collega Simone ha fatto vedere di questi 8 milioni di molecole di zinco che esplodono e fanno questa luminescenza quando lo spermatozoo, no, fertilizza l'ovulo, una cosa tuttora mi viene, sono quelle cose, io sono una persona molto sensibile. La sedentarietà, tutti pensano, no, a tanti fattori, mentre invece sia la sedentarietà che l'overtraining comportano invece questo low grade inflammation, per cui poi tutta una serie di patologie croniche tipiche del mondo occidentale, per cui le cardiovascolari, il diabete, l'ipertensione, le malattie autoimmunitarie, le malattie neurodegenerative, le osteodegenerative. Cortisolo, sempre qua nella mia pratica clinica, adesso non lo dico con vanto, ho avuto la fortuna quest'anno anche di pubblicare un libro, grazie a una giornalista scientifica, sugli ormoni, e da qualche mese anche vado a studiare gli ormoni salivari e soprattutto la curva con i quattro picchi del cortisolo, che non basta solo il cortisolo del mattino, non mi dice nulla, io voglio vedere com'è l'andamento, sappiamo che deve avere un andamento circadiano, ecco, sono i primi una decina di casi, però cose molto, molto interessanti. Sappiamo tutti che il cortisolo è un po' la base anche dell'infiammazione cronica silente. Poi cosa sono? Fa sempre cortisolo. Sonno, è un'altra, perché sono una nota dolente, mi piacerebbe una volta proprio fare una sessione solo sul sonno. E adesso vi dico, ho un paio, due minuti, no, faccio uno allora, dai, velocissimo, 4 minuti. Ho anche piacere di vedere in sala la Daniela, perché anche con lei e con altre persone stiamo portando avanti un progetto dove vedete, allora, nella mia pratica, chiaramente, S-Drive l'avete visto ieri, poi ho degli esami di secondo livello, test del microbioma, test genetici, esami ematochimici in cui ci metto anche, e lo faccio io, col macchinario di Caratelli, di ROM e BAP test, lipidomico, ormoni salivari, bioimpedenziometria, ANS analisi, ho sentito parlare spesso e volentieri oggi di sistema nervoso autonomo, attivazione orto e parasimpatico. Io in pochi minuti con questo dispositivo, tramite un cardiofrequenzimetro e tramite l'HRV, analizzo il sistema simpatico e parasimpatico, dopodiché 95% lo trovo alterato, prevalenza simpatica, 5 minuti di biofeedback con respirazione coerente, miracolo, si riorganizzano, si riequilibrano, e per cui dopo come indicazione anche, e ho l'insegnante, non lo faccio solo io, la mia Paola non è indiana, ma è da 50 anni che pratica yoga, di quelle non solo che fa la Ether Parise di turno, ma veramente appassionata, e questi poi a casa dovrebbero continuare ogni tot, io lo faccio in ufficio, ho un alert, no, oggi non ce l'ho, sul Apple Watch mi dice ricordati di fare i tuoi 5 minuti di respirazione. Poi, un'altra cosa importante, e poi chiudo, mi sto avvicinando al biohacking, per cui io sono pieno di dispositivi, tanti mi dicono, ah, che bell'anello da rapper che ha dottore, no? Dico, questo è l'Oura Ring che serve a monitorare il sonno. Sono sposato, no, perché sai, in Alto Adige lo teniamo a destra. Ok, per cui poi l'ho appena tolto, ma e adesso tra l'altro sto leggendo il libro della rivoluzione del glucosio, è da 2 anni che utilizzo ogni 15 giorni dei sensori dell'Abbott per il monitoraggio continuo della glicemia, e lo applico anche a alcuni pazienti, di modo che gli faccio vedere come, mangiando magari prima un bel piatto di insalate, poi anche il carboidrato, la glicemia non si muove aggiungendo i grassi. Poi uso il Lumen, è un dispositivo per capire se sto bruciando grassi o carboidrati, se sono in chetosi o meno. Poi vabbè, c'è quello per misurare la pressione nelle 24 ore. E poi a casa mi sono messo le lampade della fotobiomodulazione, rigenerazione mitocondriale. In clinico ho aggiunto da marzo, e ho avuto la fortuna di avere il professor Egorov proprio da me 2 giorni, il Cell Gym per il training ipossico intermittente. Praticamente respirano in maschera ossigeno al 21% per 5 minuti. Poi è come se venissero spediti a 4-5 mila metri per 5 minuti a respirare ossigeno tra il 12 e il 15%. Questo poi abbinato al Cell Gym, al Cell Food, all'ozonoterapia,
va a chiaramente aumentare la fotobiomodulazione, aumentare quella che è il numero dei mitocondri e la loro efficacia, riducendone poi lo stress ossidativo, perché sappiamo che i mitocondri sono comunque una fabbrica che producono radicali liberi. Io concludo, chiaramente alla scuola sai che ci sarò anch'io e magari non questa ma la prossima qualcosa anche sul biohacking potrebbe essere una cosa molto volentieri. Grazie anche perché grazie. Tutti attenti e sono le 6:30. Mamma mia.